Un piatto della cucina ligure, le acciughe marinate col limone. Ma attenzione! Oggi vediamo come è possibile preparare le acciughe marinate, quindi a crudo, senza incorrere nel rischio anisakis. L'anisakis è un verme nematode molto pericoloso per l'uomo che si trova nell'intestino del pesce. Quindi una delle prime cose che bisogna fare è pulire immediatamente il pesce molto fresco. Per questo motivo in molti hanno rinunciato a preparare le acciughe marinate a crudo, una ricetta tipica fra l'altro della Liguria. Ma il Ministero della Salute ha emanato un provvedimento che obbliga i ristoranti a utilizzare gli abbattitori e in casa però possiamo utilizzare il nostro congelatore, basta che abbia 3 o più stelle. Bisogna quindi pulire le acciughe, ora vediamo come, e poi congelarle per almeno 96 ore a meno 18 gradi. L'anisakis è un vermetto bianco che si vede anche ad occhio nudo, però comunque conviene sempre attivare questa procedura di cui vi ho parlato. Naturalmente non esiste rischio anisakis se le acciughe vengono cotte. Prendiamo la nostra acciuga e prendiamo con 2 dita la testa e tiriamo, verranno via anche le interiora, così. Adesso infiliamo un dito tra la lisca, si sente qua, e la carne e arriviamo fino alla coda e apriamo a libro in questo modo. Poi tiriamo via la lisca, la stacchiamo qui all'altezza della coda e la tiriamo via. Poi sciacquiamo velocemente l'acciuga sotto l'acqua fredda perché meno acqua dolce prende meglio è. Una volta pulite e sciacquate, le tamponiamo bene con la carta per asciugarle. Ora le mettiamo in un contenitore e le congeliamo a meno 18 per almeno 96 ore. Io preventivamente ne avevo già preparato un contenitore qualche giorno fa. Ecco, dopo averle fatte scongelare, le mettiamo in un tagliere e le asciughiamo bene con la carta assorbente. E ora spremiamo i limoni. E adesso li mettiamo a marinare. Prepariamo uno strato di acciughe, sale, succo di limone e poi un altro strato. Ancora poco sale e copriamo con il succo di limone. La quantità di limone è indicativa, bisogna che le acciughe siano ben coperte dal liquido, dal succo. Chiudiamo e lasciamo marinare per almeno 6 ore. Vado a metterle in frigo. Durante la marinatura, di tanto in tanto, scuotiamo un po' il nostro contenitore. E dopo 6 ore hanno cambiato colore, sono belle bianche e sono pronte. Prepariamo un po' di insalata con qualche pomodorino colorato per rendere più bello il piatto. Le acciughe vanno sgocciolate dal limone e tamponate un po' con carta assorbente. E le possiamo adagiare nel piatto da portata. Ancora un pizzico di sale, origano e abbondante olio extravergine di oliva.